Nelle ultime ore si è diffuso rapidamente il video in cui un quasi sposo ha rivelato in presenza di molti amici il tradimento compiuto nei suoi confronti dalla fidanzata. Ora, da un punto di vista giuridico, che conseguenze potrebbero esserci in una situazione del genere? Forse la prima cosa che viene in mente è la diffamazione, ma c'è da fare una precisazione. Il reato di diffamazione, articolo 595 del Codice Penale, si realizza quando qualcuno, parlando con più persone, offende la reputazione di qualcun altro che in quel momento è assente. Nel nostro caso, però, non solo la fidanzata era presente durante il discorso, ma se ascoltiamo con attenzione, noteremo che il promesso sposo non usa mai parole offensive verso di lei. Anzi, non solo le augura di essere felice con la persona con cui lo ha tradito, ma invita addirittura i due a sfruttare insieme un viaggio che era stato già organizzato e pagato. Inoltre, non trattandosi di una coppia sposata, non potrà nemmeno configurarsi la diffamazione per relazione extraconiugale, in cui la persona offesa può chiedere il risarcimento per compensare il danno subito. Per il momento, quindi, sembra potersi escludere il reato di diffamazione. Ma aggiungiamo un elemento. Il video non è stato girato dallo sposo che ha rivelato il tradimento, bensì da alcuni amici che lo hanno successivamente diffuso. Questo è poi approdato sui social e da lì alcune delle maggiori testate giornalistiche lo hanno ricondiviso, esercitando il proprio diritto di cronaca, anche in considerazione del fatto che si tratta personaggi pubblici. Lui è un noto banchiere e lei era nel mondo della politica. Sempre facendo delle ipotesi, potremmo immaginare che la fidanzata, che ha gridato allo scandalo e ha annunciato battaglie per non vedere aggravarsi la propria reputazione, possa richiedere la rimozione del video esercitando il diritto all'oblio, ossia il diritto di ognuno di noi di ottenere la cancellazione o deindicizzazione di informazioni che ci riguardano sul web, quando siano datate, inesatte o diffamatorie. È invece abbastanza improbabile che si possa realizzare il reato di diffamazione a mezzo stampa, proprio per le motivazioni che abbiamo appena visto. Se invece guardiamo la vicenda dalla prospettiva del tradito, questo potrebbe chiedere il risarcimento del danno derivante dall'infedeltà che ha causato la rottura del fidanzamento, purché lo faccia entro un anno dal fatto. Risarcimento che può comprendere le spese sostenute per il matrimonio poi cancellato, dagli abiti al viaggio di nozze alla casa, ma non, ad esempio, il danno morale per la sofferenza subita. Infine, ultima parentesi per la questione regali di nozze. In questo caso, se sono già stati consegnati, dovranno essere restituiti tutti con buona pace degli invitati, a prescindere dai motivi che hanno portato alla rottura.